Voce del verbo uscire. Si può uscire da casa restando dentro se stessi, incasellando gli altri nei propri schemi, evitando di stupirsi, proteggendosi dietro lo schermo delle abitudini. Oppure si può uscire, voce del verbo. Voce del verbo annunciare. Si può annunciare la verità con grandi discorsi, con parole colte, vibrando di indignazione, magari ottenendo tanti like sui social, ma rimanendo distanti da ciò che vive la gente. Oppure si può annunciare, voce del verbo. Voce del verbo abitare. Si può abitare in una casa senza conoscere chi ti vive accanto. Si può stare in un posto senza starci mai. Si può consumare senza pensare che succede dopo. Ci si può arrabbiare perché le cose non vanno, senza partecipare, senza votare. Si può vivere senza abitare. Oppure si può abitare, voce del verbo. Voce del verbo educare. Si può insegnare ciò che si è imparato senza imparare più e senza stupirsene. Si può insegnare evitando certi temi perché sono imbarazzanti. Si può scrivere un trattato su una tessera senza aver mai guardato il mosaico. Si può insegnare a essere educati senza educare a essere uomini. Oppure si può educare, voce del verbo. Voce del verbo trasfigurare. Ci si può trasfigurare nella rabbia, nella solitudine, nella ricerca del piacere. Si può cambiare faccia perché si cerca di assomigliare agli altri, di diventare anonimi, di restare giovani a tutti i costi. Oppure si può trasfigurare, voce del verbo.